primo ospite della giornata in diretta telefonica è Umberto De Rosa. Buongiorno. Buongiorno Martino e buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie Umberto. Allora iniziamo parlando dell'incontro che ci sarà a Tortora, il secondo appuntamento possiamo dire, a Tortora giovedì prossimo alle 20.30 per parlare di meridionalismo ancora una volta. Il meridionalismo non quello becero. Assolutamente no, ti ringrazio appunto di questa telefonata perché voglio ancora una volta ribadire che chi è meridionalista non per forza è nostalgico delle monarchie e delle dinastie reali, assolutamente no. Noi abbiamo un punto di vista un po' diverso e quindi ci stiamo organizzando per creare un gruppo sulla Riviera dei Cedri. Questo è il terzo appuntamento, il primo è stato proprio da Assaggio, poi il secondo è andato abbastanza bene e speriamo che il terzo vada ancora meglio. Ecco, dicevamo quello precedente a Santa Maria del Cedro, già che cosa ha messo in rilievo? Beh, ha messo in rilievo alcune anime diverse per quanto riguarda il punto di vista meridionale, perché ahimè molti sono ignari della vera storia, nonostante che ormai si è, come si dice, scoperto che è un po' una barzelletta la storia ufficiale, mi permetto di dire. Sì. C'è ancora qualcuno che non crede alla vera verità e quindi si fa un po' fatica a spiegarlo. Ecco, riusciamo a capire che comunque il discorso è lungo, però come detto c'è sempre il fatto che non bisogna poi troppo credere alla storia del Garibaldi Salvatore, ecco, questo è anche il vostro punto di vista. No, assolutamente no, vorrei spiegare in un attimo. Prego. Noi ci sono delle cause che hanno procurato gli effetti che viviamo oggi al sud, no? E molti credono che siamo stati sempre così, purtroppo no, la nostra azione tra virgolette di briganti moderni, che non è né un'offesa per nessuno né un vanto per noi, è quello di spiegare a chi non conosce la vera storia il perché siamo in queste condizioni. Mi allungo dicendo che in tutti questi anni di Repubblica, le regioni, quando sono nate le regioni, sono state sempre affidate a degli esponenti di partiti politici nazionali, i quali giustamente a loro modo di vedere hanno fatto quello che veniva dettato da Roma e queste sono le conseguenze. Poi negli ultimi anni abbiamo visto qualche partito territoriale che travestito si è presentato al sud facendo la differenza con regioni del nord che sono guidate da partiti territoriali, che è una grossa differenza. Ecco Umberto, da questo punto di vista quindi questa invasione leghista come la vedi? Ma guarda, non è un'invasione leghista. Io qui noto, mi permetto di dire, l'ingenuità sì. E la voglia di cambiare del popolo del sud. Non avendo un punto di riferimento a cui aggrapparsi, la gente è un po' come, mi permetto di dire, i migranti che arrivano dall'Africa, no? Che pur di salvarsi si appendono anche a un pezzo di legno. E così forse in queste ultime elezioni è capitato per chi ha votato Lega, con tutto il rispetto. Ecco, benissimo. E allora Umberto, noi ricordiamo l'appuntamento di giovedì? Sì, allora, giovedì sera dal nostro amico Fausto Castiglia al suo Bed and Breakfast alle 20.30. E io spero che vengano in molti, perché ci sarà un momento di storia, delle regole che già ci stiamo dando in attesa di uno statuto serio, perché in modo democratico lo statuto lo faremo insieme quando saremo un gruppo che sicuramente parteciperà attivamente. Benissimo, ricordiamo quindi su Corso Aldo Moro questa riunione e allora noi chiudiamo qui, grazie Umberto, voglio